Noi abbiamo parlato molto di energia in questi mesi, ma penso anche alla questione dei dati, che sono l'energia delle nostre società digitali, lo saranno progressivamente sempre di più. Credo che ci siano progetti come ad esempio il progetto Blue Raman, che collegherà l'India alle economie europee passando per il Mediterraneo, sia uno di quei progetti strategici che possono fare scuola. Tra i temi che affronta la dichiarazione finale c'è ovviamente la questione legata ai cambiamenti climatici, questione sulla quale è necessario mantenere alta l'ambizione in termini di risultati da raggiungere senza però adottare posizioni ideologiche o preconcette. La sfida per l'Italia rimane sempre quella della neutralità tecnologica. Dobbiamo lavorare anche come G7 con un approccio pragmatico che ci consenta di mantenere gli impegni che abbiamo preso a livello internazionale, da ultimo alla COP28 di Dubai, tenendo sempre presenti quelle che sono le esigenze del nostro sistema produttivo e dei nostri cittadini. Non possiamo cioè cadere nel paradosso che per proteggere l'ambiente finiamo per avvantaggiare nazioni che sono in competizione con noi e che non si fanno grandi problemi.